Ciao a tutti, il mio nome è Rosita e vi do il benvenuto all'Angolo del Crimine. Anche oggi ci tocca fare un bel passo indietro nel tempo e tornare al 1973 per parlarvi dell'ennesimo delitto irrisolto. Ed è incredibile pensare a quanti delitti senza un colpevole siano accaduti in questo paese. Incredibile e spaventoso. Questo in particolare è un delitto che è un vero e proprio intrigo. E ancora una volta a fare da sfondo a questa vicenda orribile c'è una piccola chiesa di provincia, una canonica per la precisione, luogo che per certi versi evoca sempre sinistri presagi e le cui pareti nascondono un mistero fino ad ora mai svelato. In questa storia c'è tutto, depistaggi, lussuria, bugie, manca solo una cosa, la verità su quanto è accaduto. Oggi vi parlo di Maria Luise Fliri e il delitto di Santa Geltrude. Lo scenario in cui si apre la nostra storia è incantevole, quasi da fiaba. È la Val d'Ultimo nel Parco Nazionale dello Stelvio e precisamente Santa Geltrude, l'ultimo borgo della valle a 90 km circa da Bolzano, in Alto Adige, 300 anime appena. Sono luoghi pieni di magia e incanto questi, dove i boschi sono così fitti che la luce non filtra mai, ma che si aprono anche su vallati verdi d'estate e bianco-grigio d'inverno, attraversati dal torrente Valsura. Sono i luoghi che ospitano i tre larici millenari, alberi imponenti, cresciuti a 1400 metri d'altezza, sul limite del bosco, sopra i masi di Auberlan. Se ci spingessimo con la fantasia, potremmo immaginare che le cavità di questi alberi ospitino creature magiche, come gnomi e fate del bosco. Il colore che domina la valle, oltre al verde brillante in estate, è il bianco, quello delle cime e delle montagne che abbracciano la Val d'Ultimo, il bianco della neve che per la maggior parte dell'anno si posa silenziosa su tutto, sulle case, sugli alberi, sulle strade. Neve fitta che attutisce i rumori, anzi li annulla quasi. Un paradiso in terra dove niente di brutto può accadere. E invece a volte anche lì, in quell'angolo di cielo bianco, qualcosa di orribile accade, e accade di notte, e accade in un luogo che da sempre ispira pace e inquietudine insieme, una chiesa, anzi una canonica. È la notte fra il 6 e il 7 novembre del 1973, e nel piccolo borgo di Santa Geltrude tutto tace. È una notte di grande nevicata, e di neve ne è caduta talmente tanta che in pochi minuti si è accumulato ovunque, un grande mare tutto bianco, che elimina ogni riferimento spaziale. Ma poco importa, è notte e tutti dormono. Anche Hans Bertagnolli, il sacrestano dell'unica chiesa di Santa Geltrude che porta lo stesso nome, dorme profondamente quella notte, quando improvvisamente sente qualcuno bussare forte alla sua porta. Colpi fortissimi che lo strappano violentemente dal suo sonno, talmente tanto che l'uomo fatica a capire se stesse sognando o meno. Ma non fa in tempo a mettere insieme i pensieri che di nuovo qualcuno bussa forte alla sua porta. Hans corre ad aprire e davanti agli occhi gli si para Don Josef Steinkasserer, il parroco della chiesa. Don Josef è visibilmente sconvolto, ha una grossa ferita allo zigomo ed è senza i suoi consueti occhiali. Il religioso, con voce concitata, lo prega di seguirlo in canonica perché, dice, due ladri lo avevano aggredito e vuole che lo aiuti a controllare se i balordi avessero portato via qualcosa. E mentre lo dice, trema. «Ho paura a tornarci da solo», dice. Hans, frastornato, si veste in tutta fretta, afferra la vestaglia e insieme al parroco si dirige verso la canonica. I due uomini vanno al primo piano, lì dove vi è il piccolo alloggio del parroco. Hans ritrova subito gli occhiali del prete, poggiati per terra sul ballatoio. Va in studio e nota i cocci di una brocca in porcellana. Va un po' in giro a controllare e constata che non era stato portato via nulla, o almeno così gli pare. Si accorge anche di alcune macchie di sangue, sia in camera da letto che nello studio, che però attribuisce al parroco vistosamente ferito. Torna così a rassicurare Don Josef, che però sembra davvero provato e sconvolto. I due uomini si accorgono anche di una finestra che era stata rotta e forzata e che dà su una sorta di ripostiglio adiacente allo studio. I ladri, ipotizzano, erano entrati da lì. Ma le sorprese per i due non sono ancora finite. Sì, perché in tutto quel trambusto Bertagnolli viene in mente che in casa, insieme al prete, al pian terreno, ci vive anche la sua perpetua, Maria Luise Fliri Platzgummer.
Possibile che non avesse sentito nulla, che non si fosse svegliata? I due uomini preoccupati scendono la rampa di scale che porta verso la camera della perpetua, al pian terreno della canonica. Bussano, ma non ricevono risposta. Così provano ad aprire la porta e nella penombra riescono a scorgere qualcosa di ingombrante sul pavimento della camera. Hans accende la luce ed è subito orrore e raccapriccio. I due uomini sussultano. Lì esanime sul pavimento della camera c'è proprio lei, Maria Luise, 64 anni, la perpetua della parrocchia di Santa Geltrude. La donna è riversa su un fianco, il corpo seminudo è percorso da unghiate profonde che hanno lasciato lunghe scie di sangue, che contrastano con il bianco latte della pelle. Le mani e i piedi sono legati. A tenerli insieme un legaccio di fortuna, la tenda di broccato che adornava la finestra della camera, strappata per poterne fare dei lacci. Non potevano esserci dubbi sulla natura di quel ritrovamento. Maria Luise Fleary era stata brutalmente uccisa. Maria Luise Fleary, vedova Platzgummer, a Santa Geltrude, c'era finita per fare un favore a Don Josef, che era stato nominato parroco della piccola e sperduta chiesetta di Santa Geltrude appena 2 mesi prima, nel settembre del 73. Maria Luise era originaria di Naturno, in Val Venosta, lì dove aveva conosciuto il giovane prete Steinkasserer, colui che le aveva chiesto di darle una mano in canonica perché lì a Santa Geltrude, poche anime, non conosceva nessuno. Il tempo di trovare una degna sostituta, gli aveva promesso Don Josef, e Maria Luise, dedita e generosa, aveva accettato e da Naturno, dove viveva, si era trasferita in quel luogo incastonato in mezzo alle montagne, un luogo dove, a parte i meravigliosi panorami, non c'era nulla. E chi voleva acquistare qualcosa o fare un po' di vita sociale, doveva spingersi fino a Merano, a 40 km da lì. Maria Luise, nei racconti di chi l'ha conosciuta, era una donna di grande levatura morale, dalla condotta irreprensibile, riservata sì, ma buona e generosa. Una di quelle persone di cui si può solo dire bene. Discreta, modesta e anche molto bella, nonostante i suoi 64 anni, che sembravano essere passati indenni su di lei. E le poche rughe che le solcavano il viso contribuivano ad aumentare il suo fascino. Una vita specchiata, passata accanto al marito che di mestiere faceva il macellaio e che quando era morto le aveva lasciato una piccola eredità in denaro con cui aveva acquistato una piccola casa in paese. Di quella casa aveva tenuto una stanza per sé, il resto lo dava in affitto ai turisti. Mai una macchia, un inciampo, un sospiro di troppo, una chiacchiera infelice. L'ultima persona che ci si aspetterebbe riversa sul pavimento senza vita. E allora, perché Maria Luise era stata uccisa così brutalmente? I due uomini che la ritrovano rimangono impietriti di fronte a quell'orrore. E Hans, dopo un momento di smarrimento, a chiamare i carabinieri di Proves, che però ritardano un bel po', sia perché Proves dista da San Geltrude un'ora d'auto, sia perché la neve che non accenna a rallentare ha reso le strade del tutto impraticabili, anche con le catene. A solcare la soglia della canonica svariate ore dopo, il capitano dei carabinieri Arno Mandolesi, che aveva la fama di uomo dal grande fiuto investigativo, un vero e proprio segugio. Insieme a lui il medico legale che ipotizza subito che la donna sia stata soffocata con dei cuscini, magari uno di quelli ritrovati fuori posto e sgualciti sul letto. L'autopsia in seguito confermerà la morte per soffocamento e constaterà la rottura di 3 costole, forse per effetto della pressione sul torace, esercitata da chi l'aveva uccisa. È certo inoltre che la donna era stata aggredita sul suo letto e a mani nude, e questo si evince dalla presenza di sangue sulle coperte, sul cuscino e sulle lenzuola, sangue che era fuoriuscito dalle numerosissime ferite lacero-contuse, quei graffi che l'assassino gli aveva procurato su tutto il corpo con ferocia inaudita. La prima ipotesi investigativa è quella di una rapina finita in tragedia. È il giovane parroco della chiesa, Don Josef Steinkasserer, a suggerirlo. Il sacerdote fin da subito parlerà di 2 uomini incappucciati che l'avevano picchiato con un bastone, talmente violenti e crudeli da aver ucciso una povera donna indifesa sul suo letto. Forse i ladri erano entrati in camera sua per rubare, forse non aveva fatto in tempo a reagire ed era stata subito aggredita. Forse. La notizia della morte violenta della perpetua di Santa Geltrude impressiona i pochi abitanti del borgo di montagna e in men che non si dica davanti la chiesa si raduna una piccola folla di gente sconvolta.
Alla spicciolata arrivano anche i giornalisti, ghiotti di notizie di cronaca nera, specie se in luoghi immacolati come le chiese. Ma al di là di una certa morbosa curiosità, Santa Geltrude e Ultimo sono tutti sinceramente addolorati, ma anche stupiti. Perché se davvero volevano rapinarla, l'avevano anche denudata e graffiata con tale ferocia. C'era qualcosa di stonato. E non era solo una sensazione di chi quella donna discreta l'aveva conosciuta, ma anche degli inquirenti che nelle ore successive all'aggressione analizzano nel dettaglio la scena del crimine. Il capitano Mandolesi si accorge subito di una cosa. I lacci imbroccato che tenevano fermi mani e piedi della donna non erano perfettamente annodati. Al punto che se fosse stata legata da viva, si sarebbe liberata facilmente. Ciò significa che la donna era stata legata post mortem, e cioè quando ormai sarebbe stato inutile legarla. Ma che significa questo? Forse che si tratta di una messa in scena? Come sempre avviene in questi casi, le indagini partono dalle testimonianze dei due uomini che avevano ritrovato il cadavere di Maria Louise, Hans Bertagnolli, il sacrestano, e Josef Stein Kasserer, il parroco. Il racconto di Hans inizia nel momento in cui Steinkasserer irrompe in camera e lo invita a seguirlo in canonica. Quello di Don Josef invece è più articolato come racconto e risale al momento in cui l'uomo, come sostiene, sorprenderà dei ladri in casa. Il racconto è frammentato da numerosi credo, forse, mi sembra, se non ricordo male, ma di base il religioso racconta di essere stato svegliato da un rumore di vetri infranti che proveniva dal suo studio. L'uomo racconta di essere uscito dalla camera e di avere sorpreso nello studio due individui incappucciati, presumibilmente dei ladri di appartamento. I due, continua il prete, avevano provato a picchiarlo con un bastone. In un primo momento dirà anche che uno dei due aveva una pistola, tranne poi dire di aver visto male. A testimonianza di quell'aggressione un brutto taglio allo zigomo e al dito medio della mano destra. Ferite che avevano preso a sanguinare copiosamente, come si evince dalle numerose macchie di sangue in studio, sul ballatoio e in camera da letto. Il sacerdote racconta però di aver reagito prontamente mettendolo in fuga lanciando contro di loro una brocca, i cui cocci sono stati ritrovati nello studio. Inoltre li descriverà come entrambi di corporatura robusta, mascherati con un cappello nero e stivali neri. Come Zorro? Chiederà un po' sarcastico il capitano Mandolesi. Sì, proprio come Zorro, risponderà Steinkasserer. Ma è una deposizione strana. L'uomo sembra agitato, balbetta, incespica sulle parole e all'esperto investigatore tutto questo non passa inosservato. Steinkasserer aggiungerà, anche dopo che i banditi erano fuggiti, era rimasto per mezz'ora circa fermo nella sua camera, incapace di muoversi per lo shock, prima di andare ad avvertire il sacrestano. E in effetti tra l'ora in cui l'uomo dice di essere stato aggredito, cioè l'una del mattino, e la chiamata ai carabinieri passano 45 minuti. C'è decisamente qualcosa che non quadra nella dinamica dei fatti e ci sono quei 30 minuti di buco in cui non si sa cosa abbia fatto davvero il prete. Mandolesi insieme al PM Domenico Cerqua mettono insieme le idee e ragionano su alcune cose che proprio non tornano loro. Ad esempio, se come logico pensare la donna era stata uccisa prima dell'aggressione al parroco e in quel modo brutale, com'è possibile che i due ladri, anzi i due brutali assassini, fossero stati messi alla fuga dal lancio di una brocca? Vero, Don Josef era un ragazzone di 34 anni, ma i ladri erano in due. E a sentire il parroco altrettanto alti e robusti e con un bastone in mano. Forse si pensa Don Josef li aveva minacciati con un'arma. Impossibile, il parroco non possedeva alcun'arma. L'unica arma, se così possiamo chiamarla, era quella brocca lanciata all'indirizzo dei due e che avrebbe colpito solo uno dei due individui. Altra anomalia inspiegabile riguarda la finestra dalla quale i due ladri sarebbero penetrati in canonica. La finestra dà su uno sgabuzzino della canonica, eppure sul pavimento non c'è traccia di cocci di vetro, che si trovano tutti sulla tettoia che protegge la finestra del piano inferiore, quasi come se qualcuno avesse rotto la finestra dall'interno più che dall'esterno. E poi, se è vero che per uccidere una persona soffocandola con un cuscino ci vogliono dai 3 ai 5 minuti, è credibile pensare che dei ladri evidentemente sorpresi dalla donna nell'atto di rubare, invece di colpirla con un corpo contundente e scappare, avessero deciso di soffocarla, denudarla, graffiarla e legarla post mortem, perdendo tempo prezioso? Agli inquirenti, la storia dei ladri sorpresi dalla povera Maria Louise prima
e dal prete poi non convince affatto, tanto più che nessuno riesce a spiegare quei 30 minuti di buio fra l'aggressione e la richiesta di aiuto al sacrestano. 30 minuti, lo sappiamo, in una giornata sono nulla, ma in quella circostanza sono un tempo lunghissimo in cui si può soffocare una persona e anche creare una messa in scena, in cui si può tirare giù una tenda, strapparla e annodare mani e piedi, in cui ci si può lavare e imbastire una spiegazione plausibile a tutto quell'orrore. E cosa c'è di più plausibile di ladri che entrano in casa da una finestra? E se fosse stato il giovane parroco a uccidere la sua perpetua? Quando arriva nel piccolo borgo di Santa Geltrude nel settembre del 1973, Josef Steinkasserer fa subito un'ottima impressione ai fedeli del luogo. È giovane, 34 anni appena, una criniera di capelli ricci castano chiaro, viso bonario solcato da grossi occhiali tondi. Nato nel marzo del 1939, è originario di Acereto, o Fochina come viene chiamato dai locali, frazione di Campo Thurer. La sua è una famiglia contadina, semplice, dove tutti si ammazzano di lavoro per portare a casa la pagnotta. E Josef è il primo di 5 figli. La sua vocazione, vera o imposta che sia, risale alla sua adolescenza, quando ancora ragazzino chiese di essere iscritto al seminario teologico superiore di Bressanone e dove verrà ordinato sacerdote nel 1963, ad appena 24 anni. Fin da subito gira moltissimo, verrà dapprima nominato cappellano a Selva dei Molini, successivamente verrà trasferito a San Giacomo di Bolzano in Val Venosta, poi Vipiteno in Val di Sarco e Naturno, lì dove conoscerà Maria Luisa Fliri. Nell'agosto del 1973 la curia gli chiederà di prendere servizio come parroco della piccola e sperduta parrocchia di Santa Geltrude in Val d'Ultimo, un paradiso per gli amanti della montagna, ma un luogo dove succede poco o nulla, un posto tranquillo, senza troppi slanci. È ben accolto Don Josef, anche se di tanto in tanto arrivano voci strane, voci che volevano il giovane prete, uno dall'appetito sessuale gagliardo, se non addirittura vorace. Voci, nient'altro che voci, e a cui la maggior parte dei fedeli non ha mai dato peso. E che però all'indomani della morte atroce della perpetua pro tempore tornano prepotenti, e non sono più venticelli, ma veri e propri tornati. E scava che ti scava, in effetti, che Don Josef avesse una particolare predilizione per il sesso femminile fu subito chiaro. Verranno infatti ritrovati numerosi giornali pornografici sapientemente nascosti, ma non abbastanza per i carabinieri. Il parroco non negherà mai che quei giornali appartenessero a lui, come non negherà di aver bevuto le 24 bottigliette Mignon di amaro Underberg, ritrovate nel cestino della sua camera, ma non tutte insieme e non quella sera però. Il capitano Mandolesi, ad un giorno dall'omicidio, ha già una pista ben precisa da seguire, quella dell'aggressione sessuale. Il parroco, in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe provato ad abusare fisicamente della sua perpetua, la povera Maria Luisa, che però avrebbe rifiutato quelle avance con forza, un rifiuto che Don Josef non avrebbe preso bene, e a quel punto, terrorizzato che la donna potesse parlare, l'avrebbe soffocata con un cuscino. Non prima però di denudarla e provare a prenderla con la forza, senza riuscirci però. Non risulta infatti che la donna abbia subito violenza carnale. Quella che era iniziata come un'ipotesi investigativa suggestiva, in 72 ore si trasforma in una vera e propria accusa ufficiale che porta il 9 novembre del 1973 all'arresto del più insospettabile di tutti, il parroco di una chiesetta di montagna, Don Josef Steinkasserer, accusato del più grave dei delitti, omicidio volontario. La procura di Bolzano ordinerà per il sacerdote la custodia cautelare, e non perché si temesse la fuga, ma per tutelarne l'incolumità, visto il suo ruolo all'interno della comunità. Anche se, fin da subito, gran parte dei fedeli del parroco si erano schierati immediatamente dalla sua parte, ritenendo quelle accuse infondate e senza senso. Nel frattempo però le indagini proseguono e nuovi tasselli si aggiungono a delineare il quadro della doppia vita del prete, non solo dedito alle letture alternative alla Bibbia e all'alcol, ma che intratteneva vere e proprie relazioni sentimentali con donne diverse, tutte documentate nelle numerose lettere ritrovate nell'alloggio del parroco. Lettere appassionate e inequivocabili circa la natura dei rapporti.
Si parla soprattutto di una donna che aveva conosciuto durante il seminario, ma che nel frattempo si era sposata e aveva avuto due figli, ma anche di una donna originaria della Val di Sarco, conosciuta mentre serviva messa a Vipiteno, la stessa che quella sera, la sera del 6 novembre, pare il parroco attendesse. A rivelarlo l'autista dell'unica corriera che faceva capolinea a Santa Geltrude, che l'aveva visto in attesa alla fermata del paese, nel tardo pomeriggio del 6 novembre. Il prete confermerà di stare attendendo qualcuno, ma non un amante, bensì la sorella Catarina, che avrebbe dovuto fargli visita proprio quella sera e restare per qualche giorno. Peccato che la sorella, interrogata il 15 dicembre, smentirà il fratello, sostenendo di non avere mai programmato di venirlo a trovare, tranne poi ripresentarsi in caserma per una settimana dopo, dicendo di essersi sbagliata, che sì, in effetti aveva promesso al fratello di andarlo a trovare dopo il 2 novembre. Per gli inquirenti, un mero e patetico tentativo di togliere il fratello dai guai. A quel punto diventa sempre più chiaro lo scenario nel quale si era configurato quell'orribile omicidio. Don Joseph, secondo questa ipotesi, profondamente deluso dalla mancata visita della donna, si sarebbe scolato 24 mini bottigliette di amaro, andando completamente fuori controllo. Una sorta di delirio predatorio che l'uomo avrebbe riversato sull'unica donna a sua disposizione, la povera Maria Louise Fleary, la sua perpetua, la donna che aveva lasciato tutto per venirgli a dare una mano. Il sacerdote però ribadisce la sua totale estraneità ai fatti. Non era stato lui a uccidere la perpetua, non ne sarebbe mai stato capace, erano stati i ladri. Eppure su tante cose non riuscirà a dare alcuna spiegazione razionale, ad esempio su perché il suo letto, dalle foto effettuate dai carabinieri, risultasse perfettamente rifatto, come se non ci avesse dormito nessuno, mentre l'uomo aveva sostenuto che si trovasse a letto quando era stato svegliato dal rumore della finestra rotta. E aggiungo io, questo non l'ho letto da nessuna parte, una mia considerazione, ma se i due ladri si erano introdotti dalla finestra rompendola e svegliando il parroco, quando avrebbero ucciso la povera Maria Louise? Secondo la ricostruzione, quando il parroco era stato aggredito, la povera Maria Louise era già morta in camera sua. Però a quel punto non capisco la necessità dei ladri di intrufolarsi dalla finestra, quando erano già in casa. E lo erano perché avevano ucciso Maria Louise? Non so se il mio ragionamento ha senso. Non ho letto nulla in proposito, però mi pare una vera anomalia. Forse gli ingressi erano indipendenti? Non lo so, stiamo parlando comunque di un chalet di montagna, quindi c'è un pian terreno e un primo piano, non so. Ad ogni modo, per qualche strana ragione, l'arresto del parroco aveva provocato dei malumori all'interno del nucleo investigativo che aveva indagato sul caso, e il primo a farne le spese fu proprio lui, il Segugio, il capitano dei carabinieri Arno Mandolesi, che verrà sostituito dal futuro capo dei servizi segreti, l'allora colonnello Domenico Cogliandro. Mandolesi verrà trasferito in Sicilia, dove rimarrà fino alla morte, occupandosi di mafia. Il processo di primo grado a Josef Steinkasserer si aprirà presso la Corte di Assise di Bolzano il 24 aprile 1974. Sarà un processo indiziario che mirerà soprattutto a distruggere la reputazione del pretino di montagna, dall'aria bonaria ma dalle frequentazioni dubbie. Il pubblico ministero Cerqua, durante il dibattimento, elencherà tutti gli elementi di accusa, quelli soprattutto che miravano a smontare la versione fornita dal sacerdote, come ad esempio il fatto che il sacerdote avesse detto che i malviventi non si erano mai introdotti in camera sua. Il dato, secondo l'accusa, verrà smentito, o meglio verrà smentita la sua versione, da un elemento chiave di questo processo, un cappello nero, secondo Josef appartenuto a uno dei malviventi, secondo Hans Bertagnolli invece molto simile a uno appartenuto al prete, ma che, sosterrà anche, non gli aveva mai visto indossare. Che il prete ne possedesse uno simile, se non uguale, Hans ne era certo, perché si era occupato personalmente di riporre negli armadi gli indumenti del prete il giorno in cui aveva preso servizio in parrocchia. Il sacerdote però aveva smentito di aver mai posseduto un cappello e in effetti nessuno lo aveva mai visto andare in giro con un copricapo. Ma perché il cappello avrebbe potuto smentire la versione del prete? Perché i carabinieri avevano ritrovato il cappello in camera da letto. E se è vero che questo oggetto apparteneva a uno dei due assassini, era segno che questi erano effettivamente entrati in camera. Oppure era segno che a indossarlo era stato il prete.
ma la difesa ha un asso nella manica. La testimonianza di un amico del parroco intervenuto sulla scena del crimine prima dei carabinieri e che sostiene di aver visto il cappello per terra, ma nell'arco che separa lo studio dalla camera da letto. E che forse, per via del trambusto, era finito, chissà come e chissà quando, in camera da letto. Due versioni completamente diverse. Una dimostrerebbe che il parroco mente, l'altra che avrebbe detto la verità. Anche gli occhiali da vista del prete diventano elemento di discordia e anche questa volta sarà Hans a smentire il parroco. L'uomo infatti aveva detto di averli persi durante l'aggressione, invece verranno ritrovati integri sul ballatoio. La difesa ribatte che forse erano finiti sul ballatoio adiacente allo studio durante la colluttazione. Inoltre il pavimento in legno avrebbe attutito il colpo, per questo erano integri. Il prete semplicemente non aveva visto dove fossero finiti e per questo aveva detto di averli persi, il che secondo me è abbastanza credibile. E poi, dando per buona la versione dello shock che lo aveva colto dopo l'aggressione, perché invece di andare dal sacrestano non era andato direttamente a chiamare Maria Luise? Non sarebbe stato più semplice? Per l'accusa c'è una sola spiegazione a questo. Maria Luise non era più in vita e il parroco lo sapeva benissimo. E poi c'è un passaggio chiave del processo, quello sugli orari e su quei 20-30 minuti di buco in seguito all'aggressione. Troppe imprecisioni circa i tempi in cui si sarebbero svolti i fatti e un solo dato certo. Il tutto era avvenuto prima dell'1:45, orari in cui erano stati avvertiti i carabinieri. Il parroco sostiene di essere stato aggredito attorno all'1. Poi ci sono quei 20-30 minuti che il sacerdote, al di là dello shock che lo aveva paralizzato, non saprà mai spiegare. In definitiva, l'accusa sosterrà l'assoluta mancanza di elementi che provavano che in canonica quella notte fossero effettivamente entrati dei ladri, intanto perché non era stato trafugato nulla. Inoltre, da una perizia si evince anche che la finestra dalla quale sarebbero entrati i ladri era stata manomessa e rotta dall'interno. E poi Maria Luisa era stata legata dopo la morte, quando ormai era completamente inoffensiva. Quale ladro mai avrebbe fatto una cosa così stupida e inutile, con il rischio di essere scoperto? Senza contare tutto quello che era stato fatto alla povera Maria Luisa. Quello era chiaramente il frutto di una messa in scena per sviare le indagini. Anche le mani della donna erano intonse, non c'era nulla sotto le unghie, né frammenti di pelle né traccia di sangue, come se fossero state lavate per non lasciare tracce. Eppure la povera Maria Luisa doveva essersi difesa e forse quel graffio sullo zigomo del prete era frutto di un'unghiata della donna. Però sulla scena del crimine non era mai stato ritrovato sangue diverso da quello della vittima, di gruppo zero. Tanto più che è certo che il prete avesse perso sangue, perché quello ritrovato in più punti, in camera da letto, sul ballatoio e nello studio, era del gruppo sanguigno B, quello del prete. E allora, sosterrà la difesa, come avrebbe potuto perdere così tanto sangue nella sua camera da letto e nulla nella camera della perpetua, il luogo in cui si sarebbe ferito? E ricordate il famoso cappello della discordia? Bene, una perizia dimostrerà che il cappello non sarebbe mai potuto appartenere al parroco perché di ben 4 cm più piccolo della circonferenza del suo cranio. Anche se, a dire il vero, questo dimostrava solo che non era della sua misura, non che non fosse suo. Ma è un colpo di scena clamoroso e, mentre la difesa esulterà, l'accusa incasserà il colpo perché verrà a cadere uno degli elementi indiziari più importanti. Quel cappello più piccolo introduce un soggetto estraneo nella scena del crimine, che non è il prete. E sarà anche il motivo per cui i giudici della corte di primo grado assolveranno Josef Stein Kasserer per insufficienza di prove. Verrà assolto anche in appello, ma colpo di scena la Cassazione invaliderà la sentenza d'appello. Tutto da rifare. Ed è un boomerang per Stein Kasserer, perché sorprendentemente la Corte di Appello di Venezia lo dichiarerà colpevole e lo condannerà a 14 anni di reclusione. Ma la Cassazione di nuovo impugnerà la sentenza. Si andrà così all'appello Ter a Brescia. Nel frattempo dall'omicidio erano passati 8 anni e solo nel 1981 Josef Stein Kasserer verrà assolto con sentenza confermata in Cassazione. È la fine di un incubo e in tanti esultano per quello che era sembrato a tutti un vero e proprio scempio giustizialista. Altri invece si dicono delusi, ma rassegnati a vedere consegnare all'oblio e all'irrisolutezza l'ennesimo caso di cronaca.
Dopotutto, a chi poteva mai importare di consegnare alla giustizia chi aveva ucciso una perpetua, una donna, senza famiglia, né nessuno che lottasse per lei a parte due sorelle anziane e rassegnate? Uccisa senza pietà nel momento in cui avrebbe solo dovuto godersi la sua vecchiaia. Nessuno, penserete. E invece no, c'era qualcuno che proprio non ci stava a rassegnarsi. Una donna, il cui nome di battesimo era lo stesso della povera vittima, Maria Louise Maurer, una scrittrice. Per lei c'era un solo colpevole possibile, e quello era Josef Stein Kasserer. E ne sarà così convinta che nel 1989 scriverà un libro sulla vicenda dal titolo emblematico Il cappello nero. Un libro, ahimè, introvabile ormai, ma che ripercorre la vicenda con puntigliosa precisione, ma soprattutto smantella uno a uno tutti i dubbi che avevano portato i giudici ad assolvere il sacerdote nell'impossibilità di determinarne la colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel frattempo, però, mentre Maria Louise continuava la sua battaglia denigratoria nei confronti del Don, questi, in forza della sua estraneità ai fatti riconosciuta dalla legge, aveva ripreso subito a esercitare il sacerdozio in diverse parrocchie altoatesine. Come se quegli 8 anni non fossero mai passati, o quasi. Dopotutto, la diocesi di Bolzano-Bressanone aveva sempre appoggiato la tesi innocentista del giovane sacerdote e durante tutto l'iter processuale si era limitata a sospenderlo a divinis, cioè lo aveva dispensato dal servizio pastorale, lasciandolo comunque sacerdote. Tuttavia, la sua accusatrice numero uno continuò a perseguitarlo per anni e a provocarlo pubblicamente, ad esempio spesso alle messe celebrate dal sacerdote, allo scopo di esasperarlo, si presentava con al collo un medaglione con la foto della povera Maria Louise Fleury. Un giorno, però, nel 1993, Don Josef porse querela e il pretore di Brunico gli diede ragione, condannando la donna a 3 mesi di reclusione che vennero commutati in una multa di 2 milioni di lire per molestie private e turbamento delle funzioni religiose. Maria Louise così smise di perseguitarlo e si ritirò a vita privata. Entrambi moriranno a pochi mesi di distanza nel 2010, quando ormai del suo nome, quello del prete, quello di Maria Louise Fleury, nessuno si ricordava più. Un ricordo sbiadito dal tempo per un delitto che mai troverà soluzione. E si conclude così il mio video. Ditemi, conoscevate questo caso? Cosa ne pensate? È credibile la versione di anonimi ladri che uccidono una donna in quel modo e con quella brutalità? E perché poi? Io onestamente non ci credo affatto e credo che la soluzione era a portata di mano, ma qualcosa o qualcuno ha impedito che alla povera Maria Louise fosse resa giustizia. La soluzione era lì, inutile girarci attorno, almeno questa è la mia opinione. Sapete che non dico mai cosa penso dei casi, ma in questo caso mi sento abbastanza certa di quello che dico. Che ne pensate? Parliamone nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Se volete potete seguirmi su Instagram alla pagina La Conta Storie e a presto con una nuova Storia Crime. Ciao!